Ciao, oggi andremo a realizzare un dolce estivo, la ciambella di cocomero. Questi sono gli ingredienti. Delle palline di cocomero che io ho ottenuto usando apposito strumento, se siete sprovvisti di tale strumento potrete tagliare il cocomero a quadratini, sarà la stessa cosa. Panna fresca per dolci, vino liquoroso, pistacchi che io ho ridotto in granella, vaniglia, zucchero semolato, colla di pesce e uno stampo in silicone a forma di ciambelle. Per prima cosa mettiamo a bagno la colla di pesce in acqua fredda. Ora prepariamo lo stampo su cui realizzare il dolce. Bisogna passare la parte interna con del burro. Ok, ora passiamo la granella di pistacchio nello stampo. Una volta tolta la granella in eccesso, possiamo procedere. Mettiamo in un pentolino il vino liquoroso, lo zucchero, la vaniglia in polvere ed infine la colla di pesce ben strizzata. Ora poniamo il pentolino sopra il fuoco. Giriamo con una frusta finché la colla di pesce non è ben sciolta. Una volta che la colla di pesce è ben sciolta, possiamo procedere. Mettiamo da parte il vino con la colla di pesce e montiamo la panna. Nella panna, naturalmente, non ho mai aggiunto zucchero. Ok, non montate troppo la panna. Ora aggiungiamo il vino con la colla di pesce alla panna. Mi raccomando, prima di aggiungere il vino, di fare attenzione che si sia raffreddato. Mirate con delicatezza dal basso verso l'alto. Ora aggiungiamo le palline di cocomero. Le altre palline che vedete serviranno per decorare il dolce una volta finito. Questa volta andremo a girare il dolce con una leccapentola per evitare che le palline di cocomero si rompano. Una volta che abbiamo amalgamato le palline, possiamo andare a versare il composto nello stampo. Una volta messo il composto nello stampo per farlo compattare, andiamo a batterlo leggermente sul tavolo. Dopo aver livellato alla meglio il dolce, possiamo andare a metterlo in freezer in modo da farlo freddare, così sarà poi possibile toglierlo dallo stampo. Una volta che il dolce è duro, che è congelato, possiamo procedere a toglierlo dallo stampo. Nel caso usiate uno stampo in ferro invece che silicone, per toglierlo mettete un attimo a bagno lo stampo in acqua calda. A questo punto vado a decorare il dolce mettendo al centro della ciambella le palline di cocomero lasciate da parte. Dopo aver ultimato la decorazione mettendo oltre le palline di cocomero anche la buccia del cocomero stesso con della granella di pistacchio, la ciambella al cocomero è pronta. Grazie per aver seguito la mia videoricetta, ci vediamo al prossimo dolce.